Ciao a tutti ragazzi, buongiorno. Oggi siamo di nuovo in una straordinaria diretta, questa volta con, come potete vedere dalla bellissima maglietta, Harley Davidson, ma con Alberto Poggi. Chi è Alberto Poggi? Alberto Poggi è responsabile della parte tecnica per il mercato Italia di Harley Davidson. Ciao Alberto! Ciao, Come stai? con Covid a parte, ristrettezze a parte, bene, bene. Lì ci ha un po', diciamo, bloccato un po' a tutti, ecco. No, è Senti, proprio, dimmi. Alberto, tu da quanti anni sei il responsabile tecnico Harley Davidson? Dunque, come responsabile alla divisione sono da gli ultimi 20 anni, però devi aggiungere gli altri 15 precedenti con numero uno, dove Caspita. l'evoluzione del mercato ha fatto sì che il mio ruolo cambiasse negli anni, perché io ho Quindi tu, iniziato 35 anni fa, sei 35 anni. partito con Harley Davidson, sei rimasto come Harley Davidson, partito con la numero Con uno, quando numero uno, ai tempi ancora del buon Carlo Talamo, giusto? esatto. Eravamo in due, io e lui. Wow! È stata aperta la sede, venne aperta la prima a Roma o a Milano? No, no, no. La prima era a Milano, in via Fioravanti, vicino a Paolo Sarpi, e loro Sì? erano tre soci. C'era Max Blum, Carlo e Crepaldi, che era la famosa Crepaldi Auto, che c'era Ferrari, Sì? il figlio Roberto, e loro aprirono a quel punto loro erano distributori per conto di Cagiva, perché Cagiva quell'anno lì, nel 85, era lei l'importatrice di Harley Davidson in Italia. Ah, tu pensa, questa non la sapevo, vedi? E poi 86 invece ci fu la Cagiva comprò Husqvarna e aveva proprio dei problemi fisici di spazio, non era più interessata ad Harley Davidson, quindi propose a Carlo di diventare lui l'importatore per l'Italia. Quindi ci fu questo travaso del magazzino da Skyrunner a via Fioravanti. Mi ricordo che è arrivato un sabato mattina un bilico in via Fioravanti, ha scaricato sul marciapiede non so quanti metri cubi di ricambi, e noi andavamo avanti fino a notte inoltrata a buttarli, non a archiviarli, perché fisicamente non c'era lo spazio. Siamo andati avanti dei mesi a catalogare tutto. Mamma mia. E dall'86 il numero uno era diventata l'importatore. I numeri erano molto bassi. Erano molto bassi. Però dopo anni in cui Harley Davidson era in difficoltà, quando sotto la gestione dell'IMF, ritornò proprietà di Harley Davidson, la famiglia Harley Davidson, e in concomitanza uscirono i primi prodotti un po' più innovativi, perché passarono dallo Chevrolet all'Evolution in quegli anni. Quindi il gruppo termico non era più in ghisa, ma cominciava ad essere un gruppo termico in alluminio. E Però da lì poi è partito tutto. In che anno poi è diventata Harley Davidson? È nel passato 2000. Nell'ottobre 2000. E tutto. Ah, quindi sono 20 anni praticamente. Caspita. dopo il mercato diventato quello che è diventato, cominciava a essere interessante per essere gestito in maniera diretta da Harley Davidson, e quindi la numero uno vendette il network dei concessionari e la distribuzione ad Harley Davidson. Però E nel tu, frattempo numero uno era diventata anche numero tre. mi ricordo, con la Triumph, vero? Bravo, bravo, Mi bravo. ricordo, perché mio fratello a quegli anni, forse poco prima che divenne anche numero 3, acquistò una 883 ai tempi a Milano, È direttamente al venuto a numero. Milano, ce l'ho io. Sono venuto a Milano, quegli anni ce l'ho ancora io. Sì. Poi il passaggio dopo, verso il 94, credo, perché si cominciava a costruire una rete di concessionari, Roma, E Firenze, lì non c'era niente, perché a quei tempi c'era, come hai detto tu, Cagiva, le moto italiane e c'era l'exploit delle moto giapponesi, esatto. Kawasaki, le Suzuki, poi c'erano i tempi Quegli anni bellissimi dei due tempi. tu volevi una Harley Davidson, venivi fino a Milano, non c'era verso. Qui c'era gente che partivano dalla Puglia e venivano fino da noi, ma venivano fino da noi a fare anche un tagliando, perché non c'era assolutamente niente. Avete creato tutto, insomma. Però il problema era che non c'era niente. Nel momento in cui si è aperta un'officina che riparava le Harley, chi ce l'aveva in cantina, che aveva la moto del nonno, l'ha tirata fuori. E qui io, a un certo punto, io arrivavo da una concessionaria Kawasaki, tecnologia all'epoca al top, e mi devo lavorare con chiavi non più in millimetri ma in pollici,
senza neanche un manuale. Mi ricordo che una volta dovevo serrare delle teste e non conoscevo la coppia di serraggio, ma io ho lavorato fino a qualche mese prima alla testa del CBX 6 cilindri, 24 valve, che dovevi avere tutte le attenzioni del mondo. E mi ricordo che in cagiva mi dissero: no, no, ma quella è in ghisa, tu tira finché hai forza. Le coppie di serraggio a mano. Sì, perché poi all'epoca c'erano ancora, magari su alcuni modelli, le guarnizioni in rame. Allora non le avevamo, per cui magari col cannello le cerchiamo di ravvivare, no? Per renderle un pochino più morbide, per riutilizzarle. Non c'eravamo niente, non avevamo niente. Se pensi a quei tempi e come si è evoluta, grazie anche al tuo supporto, grazie anche tutto al crederci, perché poi Harley Davidson è una filosofia di vita, voglio dire, non è una roba che dici domani mattina, però... Cavoli, di lavori ne avete fatti tanti, di acqua sotto i ponti ne avete fatta passare tanta, cioè dal partire, come dici tu, senza neanche le guarnizioni, dove non c'era praticamente neanche un'altra rete, cioè non c'era niente, e oggi è vero che è passato tutto in mano, ma prima di passare la numero uno era diventata un impero. La numero uno, io adesso ti posso dire, ma la rete non dico che è la stessa, ma come volumi di concessionari ne avevano già parecchi, Torino, Val d'Aosta, Padova, Milano, Roma, Genova, Savona, Bologna, Ravenna, Firenze, Napoli, Bari, Sicilia, cioè eravamo ovunque alla fine. Tutte le parti. Però questo cosa succedeva? Questo ha fatto sì che dalla mia posizione, che era quella di meccanico puro, perché io quando sono arrivato avevo 23 anni, mi sono dovuto evolvere e poi diventavo io riferimento agli altri che aprivano, no? Per cui sì, che chiamavano me, però dopo il volume dei concessionari, la quantità è diventata talmente tanta, anche la necessità distributiva, organizzativa, ci siamo spostati ad Arese con un capannone. La concessionaria è rimasta, anche lì acquisendo sempre più locali dove c'era l'officina, è rimasta l'officina, ma il negozio è spostato in un altro angolo. E quindi avevamo preso mezza via praticamente, infatti la chiamavano la Nicolini Street, e siamo andati ad Arese è cambiato ruolo perché a questo punto non avevo più un rapporto diretto col cliente, ma avevo il rapporto con il concessionario. Poi dopo i modelli cominciano a cambiare, cominciano problemi con le omologazioni, quindi davvero? No, il problema lo che devi fare, e quindi sai, dice guarda che da domani devi andare con il ministero a Talladega in Alabama a fare i test. Eh sì, perché noi facevamo... Cioè tu sei dovuto andare in Alabama per fare dei test per le omologazioni? Eh sì, perché a Milwaukee facevamo il test al banco, per il test di potenza, e poi tutti i test consumi, frenate, eccetera, li facevamo sul circuito di Talladega in Alabama. Quindi prendi i funzionari del ministero e fai una cosa che io non ho mai fatto in vita mia. Quindi il bello dell'epoca della numero uno è che ogni giorno era una mission, quindi non sapevi, dovevi portarla a sapevi terra. Che ti svegliavi, andavi in sede e poi quello che capitava, cioè lo sapevi alla sera quello che era capitato. Sì, anche perché Carlo non aveva, cioè era un personaggio che o ti piaceva o lo odiavi, ma era un vulcano, cioè lui arrivava la mattina e ti sfoderava un'idea, e quindi tu magari stavi, come succedeva spesso, perché molte campagne pubblicitarie facevano uso di moto parecchie modificate, e queste moto modificate le facevamo, ci chiudevamo in officina, palino a Coca-Cola, guardavamo, oh vabbè che famo, prova a montare quel serbatoio, prova un po' a fare questo, poi avere un'idea, e poi sì, l'idea andava oltre e si faceva la motocicletta, per cui se vai a riprendere le vecchie pubblicità, erano tutte moto che facevamo la notte. Me ne ricordo. Mi ricordo anche le poesie che Talamo scriveva sulla seconda di copertina o addirittura sulla l'ultima di copertina, le varie poesie su Harley Davidson. Senti, tu hai accennato una cosa proprio pochi minuti fa, che il tuo trascorso è stato Kawasaki e poi sei arrivato in Harley, giusto? Con la numero uno. Kawasaki non lavoravo in un concessionario. Poi cosa ti ha portato ad arrivare? Cioè, dai motori che giravano, che cantavano, urlavano, sei cilindri, super... Allora, la verità è che all'epoca, io sto parlando di quegli anni 80, il mercato della moto a Milano, il mercato del lavoro era quello che era, quindi
diciamo che dove lavoravo non erano proprio precisi quello di dovevo pagare a fine del mese, quindi diventava una necessità, cioè poi sono situazioni che puoi reggere quando hai 15 anni, 17, 18, poi diventi più grande, hai altre necessità, vuoi mettere su magari famiglia, hai proprio la necessità di avere una cosa tranquilla che ti possa permettere di fare queste cose qua. Mi pare che negli anni correvo in motoscafo, avevo un amico che produceva caschi per la moto nautica, che era l'Italcaschi. Sì? E lui, parlando così, ha detto: oh, guarda che so che Crepaldi sta aprendo una concessionaria. Mio padre entrò proprio in San Marco, dove c'era il negozio della Ferrari, parlò con Roberto Crepaldi, che gli diede questo bigliettino, e lo mandi qui, Carlo Tao. Io sono andato là, poi francamente quando sono uscito ho detto: questo è matto. Questo è matto. Però alla fine la necessità era proprio di carattere economico. Io poi dopo, il primo periodo, dicevo: no, non ce la faccio. Ma cos'è queste moto qui? Poi qua cambio separato. Cioè, vedevo delle robe, poi le chiavi. E facevo fatica a capire, perché lì è il pollice, poi è frazione di pollice. Sì. Abbiamo il millimetro e il multiplo del millimetro. Quindi le coppie di serraggio, tutto, no, non ce la posso fare. Però era sempre dettata da quella necessità lì, la necessità economica. Infatti io sono andato a lavorare a febbraio dell'85, poi a settembre mi sono sposato, per cui. E alla fine questa cosa mi ha tenuto lì, però nel frattempo tutto quanto migliorava e quindi ti caricava, perché andavi a lavorare con l'entusiasmo, cioè vediamo stamattina che cosa mi racconta, però era così. E poi la politica sua di marketing che ha funzionato negli anni, e lui cercava di vendere la moto, faceva anche parecchia selezione, se entravi in negozio e non te la voleva vendere, ti diceva: io a te la moto non la vendo. Davvero? E lui aveva, sì, perché se lui aveva l'idea che tu la compravi per tenerla del box, non te la vendeva, perché lui aveva deciso che chi la comprava la usasse perché si vedesse in giro. Per cui negli anni un paio di volte è dovuto andare in tribunale, perché qualcuno ci ha fatto anche la denuncia. Perché non puoi non vendere una moto. Esatto, esatto. Quindi è successo anche di questo. Un cavallo matto. Infatti era una delle era diventato famoso anche per questo, perché comunque lui faceva selezione. Poi è chiaro che poi alla fine i numeri aumentano, se finisci l'anno con le moto invendute è una catastrofe, quindi stai sempre su delle soglie che sono molto al di sotto della richiesta del mercato, per essere, infatti noi a giugno finivamo le moto, fai conto che a settembre avevamo i modelli nuovi, ma noi a giugno bastava che attaccavamo un adesivo Harley Davidson, vendavamo anche una Kawasaki, vendevi tutto. Però a un certo punto io mi ricordo che sono transitati da noi, da Fabio Cappello all'epoca, a Ruth Gullit, a tutti. Mamma Gullit, che anni! Che anni! C'è stato un Milan Club che gli regalò la moto, uno, due, tre. Sì? Sì. Che grande. Com'è cambiata oggi la filosofia, se è cambiata, rispetto agli anni di numero uno a Harley Davidson oggi? Come la vedi? Ma è cambiato tutto, perché il mercato dell'automotive ormai punta tutto sui numeri e quindi hai la necessità. Una volta chi veniva a comprare la moto, a parte che dettavi la legge perché non c'era, e quindi non c'era lo sconto, cioè la parola sconto ti dava ad uscire. E quindi adesso la moto la vendi con finanziamento. Una volta non la vendevi con finanziamento. Sì, anche perché poi a quegli anni, se correggimi se dico cavolate, in quegli anni non c'erano anche molte concorrenti che avessero una linea che potesse riprendere. No, forse c'era qualcosa, ma neanche Guzzi faceva niente di particolare. Poi c'era l'indiana della c'erano dei tentativi che però sono abbastanza naufragati velocemente. Poi alla fine, se volevi un Harley, dovevi comprare un Harley. Perché poi aveva quel rumore caratteristico del motore, dalla posizione che è molto stretto, per cui ti dà questa successione degli scopi particolari. È vero. Poi io ho qui un video che mi hai mandato, che vorrei che lo commentassimo insieme, se per te è ok. Questa è l'altra idea di quelle che tu arrivavi la mattina, e qui da raccontare tutta, perché...
Dov'è che eravate qua? Questo era il trofeo, questo qui credo che fossimo ad Albenga, al ippodromo di Albenga. Era il trofeo Show Track che noi avevamo realizzato per 3 anni con le 883, scimmiottando quello che avevamo fatto in America, o meglio. In America c'è una disciplina che è tantissimi anni che c'è, dove ci sono campioni e dove molti campioni che hanno corso poi nel motomondiale hanno iniziato. Però quegli anni là si inventarono di fare un campionato che faceva una gara una domenica su sterrato, cioè sugli ovali, e la settimana dopo potevi correre in pista. Quindi ti vendevano la moto con 2 kit, strada... Ah, ok, ok, strada. Ok. Senti, noi, lo guardiamo un secondo insieme, sì, il filmato, vai, ti vai. Va? Eh? Vai, vai. Queste sono un po' più Harley Davidson pure. Sono pure modificate, ma neanche più di tanto, perché... una delle prerogative di questa disciplina è non avere il freno davanti, perché se ti viene in mente di toccarlo ti fai... Sei per terra, ok. Ho visto, vedo un rinforzo qua sul parafanghino, giusto? Davanti, no? No, avevamo dei pneumatici più particolari per avere un pochino più di grip, okay. Su quel tipo di fondo, poi la marmitta... Marmitte alte? Però di motore montavano soltanto un carburatore, perché questi qui hanno ancora i tempi del carburatore, montavano un carburatore più performante rispetto a quello di serie. Ok, ok, intanto vediamo. Poi a secondo della rapportatura mettevi dentro la terza o la quarta e continuavi con quella marcia. Guarda! E questo, l'ippodromo qua era 1 chilometro, il civile... il giro, e come vedi sei sempre al limite. Quello che vedi sull'esterno è l'Air Fence che avevamo ereditato dal motomondiale, la stessa compagnia che lo forniva al motomondiale. Il problema dell'ippodromo, a parte farselo dare, perché era una guerra con i cavallari, era che i cavalli devono galoppare tutti i giorni, in questo caso, okay. Era troppo. Sì, calcolando che poi in moto quindi demolivate la pista. A un certo ora non puoi toccarlo l'ippodromo, perché il cavallo, pare, io così mi raccontavano, che non deve, nella sua visuale deve avere una certa rettilineità, quindi non può vedere ostacoli. Quindi al pomeriggio cominciavamo ad arredare il circuito, per cui gonfiare le fence, mettere le balle di paglia, per arrivare al tardo pomeriggio alle prove e poi la gara la sera, quindi era un tour de force pazzesco. Quante ne avete fatte di gare così? Ma l'abbiamo fatto per 3 anni, abbiamo fatto una 20. Caspita! Sì, 96, 97, 98. Ma giravate nord o tutta Italia? Avete fatto gare un po' di allora tutta abbiamo corso, allora come ippodromi avevamo fatto Vinovo, quello di Torino, che mi ricordo che avevamo fatto una gara che era infrasettimanale nel periodo estivo. A un certo punto abbiamo finito i biglietti, l'abbiamo aperto tutto per sicurezza, perché la gente pensava, apri tutto, fai entrare tutto. Intanto lo scopo per noi era la pubblicità che c'era dietro tutto questo. Infatti poi avevamo fatto una moto derivata da quella che correva e siamo riusciti a fare un'omologazione nazionale per venderla, ma avevamo fatto tipo 20 esemplari, poca roba. Sì? Infatti c'è qualcuno che se la tiene ben stretta ancora. Sì, che non la vende mai quella roba lì, chissà che valore. Chissà che valore. E una di queste è stata realizzata per i miei pochi. Perché la comprò proprio Harley Davidson, e sulla base di questa nacque poi dopo qualche anno l'83R, che poi in realtà l'unica similitudine che aveva era estetica, a parte il colore, era la marmitta. Ah, ok. Però una... L'orgoglio di averne fatta una che credo che sia ancora al centro sviluppo di Milwaukee. Complimenti. Come vedi il mercato moto Harley Davidson in un prossimo futuro, ma molto prossimo, cioè da qui a 3 anni, 5 anni? A parte che da qui a 5 perché anni. Si sta evolvendo in modo straordinario, no? Ho visto che anche Harley ha fatto una moto elettrica, vero? Ha fatto sì, qualcosa. La Wire è già in distribuzione. Va molto bene. Sì? Guarda che c'è un'accelerazione, fa 0,100 in 3 secondi. Porca boia. No, è pazzesca. Poi fai conto che una volta siamo andati a fare un test per farla provare il pubblico. Eravamo in Olanda su un circuito privato
dedicato alla scuola per i piloti della polizia olandese, e a un certo punto attaccavamo al PC e andavamo a toccare la mappa, perché oltre a quelle che è a disposizione ne avevamo qualcuna un pochino Un po' oltre, di più. ma era ingestibile. Era ingestibile. Poi la cosa stranissima è che quando vai così sul circuito, il tuo parametro della velocità non è quello che leggi sul tachimetro, ma è i rumori, l'aria, Eh sì. succede intorno, non hai rumore e tutte le staccate arrivavi lungo. È vero, immagino. Non riuscivi a misurare la velocità, arrivavi sempre più lungo e non riuscivi mai ad arrivare preciso. Infatti qualcuno ogni tanto tirava qualche dritto. E come autonomia come siete messi? Ma l'autonomia è una cosa che non è difficilmente misurabile, perché cambia moltissimo da come la guidi. Bravo, sì, io lo vedo anch'io con la macchina elettrica, è così. Non Ma c'è. anche dalla strada stessa, cambia tantissimo. Sì, no, ma è immisurabile. Riuscire a fare un raffronto e non puoi fare altro che prendere due moto, ma poi comunque quell'altro magari la guida in un'altra maniera, magari apre prima l'acceleratore, l'allunga, poi la mette a riposo e la fa correre. Non, Bravo. è veramente difficile fare questo. C'era un giornalista che aveva proposto di fare un esperimento, dice: andiamo al mare con il cavo e la moto, vediamo come facciamo arrivare. Va bene, va bene. Senti, caro Alberto, io ti ringrazio e ringraziamo anche Giorgio Lumini che ci ha messo in contatto. Sono sorpreso che Giorgio, credo che lo conosco dal 92. Mamma, quanti anni, quanti anni. Sarà da fare un'intervista con io, te e Giorgio insieme in officina mentre rifacciamo un motore. Chissà che cosa salta fuori. Nella storia avevamo iniziato a fare un catalogo di componentistica nostra, numero marchiato numero uno, per cui c'è più pantaraggi, qualche pezzetto di carbonio, un forgellone, e a un certo punto diceva: facciamo anche le teste. Beh, ovvio. E quindi aveva contattato Giorgio, e Giorgio ci preparava le teste. Che grande, bellissimi, tempi molto Diciamo, molto diciamo, belli. poi dopo ci siamo un po' persi, perché poi dopo purtroppo tutto questo tempo non c'era più, non c'era più. Ormai la rete era diventata mastodontica, e poi Immagino. dopo, cioè, c'era da fare il trofeo, c'era da seguire i concessionari, c'era da fare le omologazioni, poi c'erano garanzie, customer care, Sì. e era diventato veramente un. Sì, immagino, cioè, è cambiato completamente. Adesso, Cioè, adesso essendo una parte di un gruppo molto più grande, molte cose sono condivise. Sì. Quindi, per esempio, l'omologazione adesso, a parte che adesso c'è un'omologazione europea, arrivano i documenti già preconfezionati dell'Europea, devi solo inviarli al Ministero a Roma, avere i codici, ma è un passaggio di carta. Sì, Le chiaro. garanzie sono centralizzate, quindi adesso diciamo che è rimasto più. Le coppie di serraggio adesso ci sono. Cioè, ma tu adesso, tu voi non so se lo sapete che cos'è l'RMI, però con l'introduzione dell'Euro 4 c'è una direttiva quadro che obbliga le case costruttrici di avere un portale e di condividere le informazioni tecniche. Sì. Tutte le case, e quindi anche Harley Davidson, c'ha, si chiama SIP, Service Information Portal, e puoi accedere a tutte le informazioni. Chissà quante adesso, eh. Adesso ce n'è fin troppe. No, ma se tu vai dentro, ti fa scegliere il modello dal 1903 in poi. Davvero? Quindi hanno recuperato tutte le informazioni. Hanno recuperato. Magari il 1903 è solo il catalogo ricambi, mentre poi, arrivando più ai giorni nostri, hai di tutto, ce l'hai in più lingue, c'è dal manuale per l'utilizzo della radio, perché tu adesso abbiamo il boombox sui touring. Al manuale specifico per l'impianto elettrico, perché sulle moto hanno la rete CAN bus, devono Sì, ormai sì. essere un pochino più complicate, cioè qualsiasi cosa tu vuoi andare a cercare c'è. Ci Me lo sono le scrivo, com'è che si chiama? Ricordamelo. SIP, Service Information Portal. SIP, che non è quella della telefonia di una volta. SIP è quello. Quando andavo a militare che mettevo il gettone. Me lo ricordo anch'io in rame, come si stava bene. Senti.
Caro Alberto, io ti ringrazio veramente del tempo che ci hai dedicato. È straordinario rivivere quegli anni, queste moto e così via. Quindi mi piacerebbe, appena ci danno la possibilità, magari incontrarci con Giorgio in officina. Volentieri. Facciamo una pistolata di qualche testa, di qualche valvola, qualche roba del genere. Ti va? D'accordo. Giorgio, grazie di cuore, sei stato straordinario. Ciao. Un abbraccio, ciao.